Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Eccoci qua, infatti siamo a Viareggio, come al solito, come capita una volta al mese, per andare a trovare l'amico Giacomo, titolare della gioielleria Pasquale Domenici, che è parte del canale, no? E quest'oggi cerchiamo di andare a vedere le novità. Perché andiamo a vedere le novità? Perché finalmente è finito agosto e anche settembre e dovrebbero essere ricominciate le spedizioni di simpatici orologi, no? Qualche novità qua e là. Da quello che so io ci saranno più verso ottobre inoltrato, però qualcosa ci sarà anche oggi e noi andiamo. Noi chi? Ma noi chi? Io e l'amico Piero. Come mai mi presenti così? Non l'hai mai fatto. Ma cosa? Io e l'amico Piero. Ma certo, perché ci sei anche te oggi. Che orologio abbiamo, amico Piero? Non ti, come si dice, aspetta, spaventare? Non ti spaventare. Un Irons. E che minchia è? Questo l'ho trovato in terra, l'ho pulito, gli ho messo la batteria. Ah, me l'avevi raccontato. Sì. Te l'ho detto che l'avrei messo. Si capisce perché l'hai trovato in terra, Però è nuovo, guarda che bello che è. Bello è un parolone. Guarda come tiene il tempo bene. Oggi è il 29. È un quarzo. Sì che è un quarzo. E tiene il tempo bene, sì. È un quarzo. E funziona bene. Bello, ti piace? Molto, da morire. Dai, sono invidioso. Sono talmente invidioso che oggi ho indossato il mio bellissimo Explorer. Rolex Explorer da 39 mm. Un orologino simpatico e sobrio. Perché? Perché è autunno e in autunno non si possono mettere gli orologi colorati, no? Ci vuole qualcosa di sobrio. E questo qua è sobrio. Come il mio, sobrio come il mio. Sobrio come te. Come il mio. Mamma mia, la sobrietà. Compratelo, non si trova più però. Lo vendo. Non si trova più, ci credo che non si trova più. Lo vendo. Non si trova più, no. Andiamo. Me lo offri il caffè? Ah, ancora la pantomima del caffè facciamo. Almeno lo sanno tutti che poi pago sempre io. A proposito. Oh, facciamo una nuova strada. Gliel'hai portata la boccia? Sì, ho portato una boccetta di vino. Per l'amica barista. Te, quando c'è da leccare, no? Ci offrirà il caffè, spero. Se c'è, se non c'è, tocca pagare. Abbiamo sempre pagato, Oh, guarda chi c'è. Chi è? Oh, è stato dal barbiere, Giacomo. Il nido è scomparso. Avete fatto la pace tu e il barbiere, allora? No, l'ho cambiato, l'altro era morto. Ah, era morto? Per quello era 2 anni. Oh, eccola là. Parlavamo di te, lo sai perché? Lo sai perché parlavamo di te? Cosa ti avevo promesso? Che mi portavi? Che ti portavo il vino, te lo ricordi tu? E l'ho portato. Bravo. Sì, ti tocca offrire il caffè però, Ma come vuoi, No, io veramente lo pagavo. No, sai quanto costa? Il più buono che c'è? Ma te sei un amore. Posso chiedere alla sua signora se gli posso dare un bacino? E te dà l'uguale che te frega la signora. Ma grazie. La signora te lo regala. Oddio, offro il caffè io qui, Buonasera. Quello che vogliono. No, caffè. Che te è ovvio. No, lui no. Non ha neanche voluto partecipare a pagare la metà. Mi ha detto arrangiati. Mi ha detto arrangiati. Non si paga, oggi non si paga. Per la telecamera faccio la finta, io pago io, Dove andiamo? Dove andiamo? Guardalo. Dove andiamo? Girata. Pensavo a pigliare un altro caffè. A passo di passeggiata. Ma Giacomo non ha visto il mio orologio. Meno male. Giacomo, ho un Irons. Un Irons. Guarda che bello che è. Irons. Buonasera. Eccoci qua, abbiamo acceso le luci, abbiamo messo gli orologi sul tavolo e mi sembra di capire che oggi ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tasche e anche per i gusti di Piero, proprio quelli proprio bassi, ce n'è per tutti i gusti. Quindi incominciamo, andiamo a vedere un pochino. Io inizierei con questi simpatici che li vedo già, le novità di Oris. Novità di Oris. Mamma mia, qua c'è un bel po', Sì, allora, ci sono novità un pochino in tutte le famiglie Oris. Questo qua. Allora, vuoi partire da quelli Mamma più tecnici? Mia. Questo qua praticamente Oris Aquis Pro. Oris Aquis Pro, diciamo l'orologio che ha più resistenza all'acqua, è un vero e proprio orologio da palombaro, a 4000 metri di profondità, con valvola per l'espulsione dell'elio,
cassa titanio 49,5 mm. Forse addirittura è più spesso che largo. È bello spesso. Sì, è un bello spessore, è un orologio, come dicevo prima, molto molto tecnico. Ha anche un tecnicismo sulla ghiera, perché ha il blocco ghiera. Cioè, una volta impostato i tempi di immersione, ma basta tirarla su. Ah, oh. Eccola lì, tac, e ovviamente si ruota, si inseriscono i tempi e poi si va a bloccare il tutto. Come puoi vedere, gira solo la parte esterna, sì, ma la parte interna rimane bloccata. Allora, non ho ragione, questo qua è veramente un tool watch, cioè proprio, non è che lo potete comprare e poi andare a indossarlo quando andate a mangiare a cena fuori, questo qua. Cioè, potete anche farlo, però non venitemi a dire che è troppo spesso, è troppo grande, È uno strumento, è come sì, fosse un profondimetro, come fosse qualsiasi altro strumento per misurare un qualcosa, e lui è per andare sott'acqua. 4.000 metri, chi ci va a 4.000 metri? Non lo so. Ovviamente monta il calibro di manifattura, il 400, è stato fatto proprio con tutti i sentimenti, con tutte le innovazioni del marchio Oris. Il massimo della tecnica che ci può offrire Oris è in questo orologio qua. Insomma, sono anche un po' quegli esercizi di stile, no? In tanti anni fa abbiamo visto, anche Omega aveva fatto un orologio per andare nelle profondità, che era gigantesco, no? Questo qua sarebbe da attaccare a un sommergibile e fare la prova così, capito? E quelle lì sono queste qua le prove da fare. Allora, visto che parliamo di orologi tecnici, passiamo dal mare all'aria. Oh, no, no. E questo ovviamente è un altimetro, rileva fino a 6.000 metri di altitudine. La particolarità è non solo l'altimetro, ma la cassa. La cassa sono strati di carbonio pressati, viene fatta una forma che poi viene fresata per raggiungere la cassa definitiva. È un orologio molto interessante perché questa nuova struttura di cassa ha permesso, rispetto al suo modello precedente, di ridurre 70 grammi a livello di peso. Questo qui ha una novantina di grammi di peso contro i 160 del suo modello precedente. E in più di ridurre lo spessore di un millimetro. Lo spessore di un millimetro è stato ridotto anche grazie all'inserimento del Sellita SV300. Ah, l'SV300. Loro lo chiamano calibro 793, che non è altro che un Sellita SV300. Sì, però sarà un Sellita SV300 1. Con delle modifiche, perché queste qua, l'altimetro è meccanico, no? Chiaramente. Quindi, l'altimetro è meccanico, quindi è sì, modificato, non è l'SV300, ma avrà delle... E sarei anche curioso di sapere un approfondimento, che chiaramente qua così seduta stante non ho idea di come funzioni, ma un approfondimento sarebbe quasi quasi necessario e ben visto, quasi quasi un giorno, cosa ne dici? Boh, eccolo qua, alt, capire come si imposta, dietro c'è anche le varie scale, sarebbe interessante da studiare questo qua. Entrambi i prodotti che abbiamo fatto vedere ovviamente dimostrano che Oris è molto attiva nella costruzione degli orologi, non solo come orologi da passeggio, ma proprio come orologi tecnici, addirittura con funzioni che escono da quelle che sono l'ordinarietà dell'orologeria. Sì, con altimetro. Finora quello che avevo visto con altimetro era il Favre Luba, non ricordo, l'avevo recensito. Oh, e questi qua cosa sono? Gli Aquis? Allora, sono dei classici Aquis con lunetta in acciaio, con ghiera inserto in acciaio. La particolarità, li avevamo già visti su altre versioni, hanno sempre il quadrante ricavato dalle reti recuperate in mare. La particolarità di questo quadrante è che vengono sovrapposti degli strati di plastica ricavati appunto da queste reti recuperate e vengono praticamente fusi insieme a caldo. Vengono solo presi strati di materiale recuperato verdi e bianchi. Il risultato finale che è questo quadrante che assomiglia un pochino, se lo vogliamo definire così, sembra un po' un effetto giada, se lo vogliamo chiamare. Sembra l'onice a me. Sì, onice. La giada è proprio questo colore, questo verdone intenso,
a volte a secondo di come viene la fusione, che ricordo è unica, cioè non esiste un quadrante uguale all'altro, perché gli strati non si sovrappongono mai, non si fondono mai insieme nella stessa maniera. Può cambiare, può sembrare anche volendo un madreperla verde, è veramente un bel effetto. Qual è il diametro più piccolo? Questo qui è un 36,5, un orologio un pochino più femminile, se lo vogliamo definire così. Questo invece è la classica cassa 43,5. Ricordiamo che gli Aquis come cassa vestono molto meno del dichiarato, sì, circa 2 mm meno di un dichiarato, sicché il 43 corrisponderà circa un 41 di qualsiasi altra marca, il 36 addirittura corrisponderà a un 34 di qualsiasi altra marca, sicché, ecco, come potete vedere, 34 a livello maschile è molto molto piccolo, però un 41 come vestibilità, che in effetti è un 43, potrebbe essere molto interessante. Se qualcuno lo vuole, lo deve provare e vedere, magari a qualcuno va bene anche il 36 mm, solo deve provarlo, non è una cosa da comprare a occhi chiusi, il 36 mm. E qua invece siamo veramente... Ecco, un orologio che è veramente interessante. Questa qua è una novità, io non l'ho mai visto. Sì, allora questa qui fa parte della famiglia Artelier, che è la linea più classica all'interno del marchio Oris. Questo qui è una novità, si chiama Artelier S, e è un 38 mm, è un classico dress watch, se lo vogliamo definire così, però la particolarità che mi è piaciuta molto è questo quadrante verde. Sì. Esiste in due versioni diverse, nero e verde, però il nero è un po' scontato, il verde secondo me è veramente, veramente interessante. È interessante, chiaramente, sì. A me il nero, anche se è scontato, secondo me da vedere sarebbe stupendo, perché 38 mm così, senza data, quadrante pulitissimo, no? A Jungans, quando pensano al minimalismo. Sì. In realtà... Questo orologio qua è minimal, ma senza andare a copiare lo stile Bauhaus, ha uno stile tutto suo molto particolare. Ora le riprese vengono anche un pochino così, perché il quadrante è talmente particolare, non è nemmeno Soleil, non saprei come definirlo, perché c'ha... bello, bello. Comunque sia, SW200 come sì. Calibro incassato, si può vedere, comunque lo spessore è molto contenuto, secondo me è un orologio veramente interessante per gli amanti ovviamente del genere classico, eh. Bello, bello, completamente sì. Differente dagli Oris tecnici che abbiamo visto finora. E poi c'è il Big Crown. Big Crown, sì, versione limited edition, Hank Harrons. Olè. E praticamente è un vecchio giocatore di baseball, delle squadre ovviamente americane, però ecco, è interessante farlo vedere per l'accostamento di colori. Molto carino e... Avevamo già visto il Roberto Clemente, che era la sua versione precedente dedicata a un altro giocatore di baseball, e ora è uscito questo, sono 2000 pezzi mondo, sicché... Come al solito mi piacciono i quadranti, io ce l'ho il Big Crown, no? Quello blu, mi piacciono i quadranti che sfornano, anche questo qua così chiaro, con questa minuteria scura, che dalla telecamera sembra rossa, ragazzi, ma in realtà è nera con i bordi rossi, eh? Sì. La leggibilità è ottima, poi il fondello chiuso è il non plus ultra, finalmente, guarda qua, c'è la pellicola, non sappiamo cosa c'è sotto. Sì. Riprende ovviamente i colori della squadra per cui giocava Hank e ovviamente sono stati riproposti sul quadrante. E la cassa di base è quella tipica di un Big Crown da 40 mm. 40, ecco, giusto sì, dirlo. Sì, perché... 40 mm. Sempre sellita SW200, però ecco, con una livrea nuova come colorazione proprio dedicata al giocatore. Top, top, top. Adesso abbiamo finito con Oris e passiamo a... siccome abbiamo parlato del minimalismo di Jungans, tiriamo fuori anche gli Jungans, con l'accento sulla Hans, come piace tanto a me, l'accento sulla Hans. No? Hans. Questo qua è sicuramente particolare. Sì, giusto per parlare del minimalismo di Jungans, sì. Hai preso un pilot. Ok. Non è tanto minimal, perché è proprio uno di quelli più barocchi della Jungans. No, sì, è il pilot, fa parte della linea pilot, però qui abbiamo una novità. Non solo come allestimento colori, questo contrasto della cassa trattata PVD, cioè nera, e il quadrante blu, ma soprattutto perché è la prima volta che il pilot viene sviluppato in una versione solo tempo. Ok, infatti mi aspettavo di vedere un cronografo. Qua abbiamo semplicemente i piccoli secondi a ore 6, che non è da tutti gli orologi vederli, quindi poi specie negli orologi un pochino così, con questo aspetto moderno, perché i classici. E il datario ad ore 3, con la finestra che si apre, a vedere anche la data precedente e la data dopo. Allora, questo qua è un particolare che a me torna molto bene, perché a parità di grandezza della data, quando la finestra è larga
tre volte tanto la data, io la riesco a leggere meglio rispetto a una finestrina piccolina. Per l'età, dici? Sì. Non capito. Mi ripeto, perché l'abbiamo già detto quando abbiamo presentato invece l'altra versione cronografo in quel quadrante sabbia, è uno degli orologi come Pilot che mi attrae di più, anche per questa forma della lunetta, sì. Ha queste specie di incavi tutto giro giro. Praticamente la lunetta qua è girevole come fosse un diver, quindi basta impostarla sulla sfera dei minuti e si può calcolare un tempo da lì in poi, certo non per fare le inversioni, ma per un qualsiasi motivo tecnico o ludico. E poi invece c'è proprio lo Jungans, questo qua, ecco, questi cronografi con i contatori a cratere a me mi hanno sempre fatto impazzire, a me c'è poco da dire, guardate qua, sembrano crateri lunari, mamma mia come mi piace questo orologio qua. Sì, oltre ai quadranti, quelli come colorazioni standard, ovviamente il chiaro, il nero, il blu, abbiamo visto che nel 2023 si sono accostate altre colorazioni. Il verde, che l'avevamo già visto in una presentazione passata, e questo, chiamiamolo un bluettone, un color navy, se lo vogliamo definire, però metallizzato. La cosa interessante sono queste lancette, queste sfere dei contatori color arancio a contrasto con tutto il quadrante. Secondo me è un accostamento di colore molto interessante, allo stesso tempo particolare ma pulito. Allora, qua io vorrei vedere il calibro, cos'è? È Valjoux. Sì, perché la corona e i pulsanti sono in linea, quindi si tratta di un... o sarà un Sellita SV510 o un ETA Valjoux. Comunque, orologio veramente particolare. Io ho sempre tenuto sotto occhio questi cronografi qua con il quadrante a cratere. Addirittura una volta, non so se ancora al catalogo c'era il modello Agenda, che c'aveva due contatori, uno era per le settimane dell'anno. Sì. Quello uguale così a cratere mi piaceva. Non lo fanno più, però sempre da sottolineare, è molto interessante la forma della cassa in prossimità del fondello. E ovviamente questo, come percezione, quando l'orologio è indossato va a ridurre gli spessori. Ovviamente è solo una percezione, perché poi lo spessore essendo un cronografo c'è tutto. Però quando è indossato l'occhio non percepisce il fondello perché è svasato verso l'interno, e secondo me è un bel tocco di design. È un lavoro di design e di grafica che sanno fare benissimo. Poi cosa ci abbiamo? Allora, possiamo partire con un Enterprise di due marche, possiamo far vedere le nuove colorazioni di Seiko 5. L'ho visto in foto sti qua, degli Sport. Cavoli! Sì, sono delle colorazioni che riprendono da modelli passati, fatti nel passato. E sono tre colorazioni diverse, molto carine. Vuoi vedere quello arancione? Sì, anche l'arancio con questi tocchi di nero è veramente interessante. Sembra un po' quello che avevo realizzato io. Per fortuna l'ho fatto prima che uscisse quello. Dopo mi dite che copio. Comunque, allora, a parte quello grigio che è abbastanza standard, un par di palle. C'è la ghiera che è veramente particolare, guardate qua. Sono abbastanza strani. Questo qua a bandiera italiana sembra quasi che l'hanno fatta apposta, ma l'avrà fatta apposta, no? Verde, rosso e bianco. Allora, secondo me Seiko 5, sappiamo tutti che è un orologio che ha pregi e difetti. È un orologio che non è molto costoso all'interno del marchio Seiko, forse tra i diver è il prezzo di entrata nel mondo Seiko, sono 350 euro come prezzo di listino. E diventa interessante anche poter giocare con le grafiche, con i colori. Ci sono anche le edizioni limitate Peanuts, bla 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 bla. E qua invece i colori. A me piace più questo qua, arancione con la ghiera nera, perché c'è la ghiera nera che è veramente una novità. Ma che piatta, bello. Questo è bello, mi piace. Bello. Per il resto, tecnicamente sono i soliti Seiko 5 Sport che siamo abituati a vedere. Semplicemente sono una piccola novità. 4R36, che è il calibro base. Poi, sempre per rimanere su dei prodotti, diciamo, non molto costosi, ma delle novità a livello estetico, vi facciamo vedere i Tissot. Tanti ovviamente di voi l'hanno già chiesto, è una curiosità. Ovviamente
siamo abituati a parlare di orologi meccanici, qui si esce un pochino dal nostro cliché di presentazione, però è una curiosità, la Tissot proprio in rievocazione degli anni 70 ha voluto tirar fuori il PRX in versione digitale. Allora ti hai dato proprio quello dorato che è il più pacchiano. Sì, no, perché è quello che mi piace più a me. Ah sì? Sì. Perché se vogliamo revocare proprio gli anni 70 lo facciamo fino in fondo, se vogliamo e ci prendiamo un bel dorato. Sì, le versioni sono tre, sono il dorato, come vedete, full gold, oppure una versione tutta acciaio con questo contorno dello schermo digitale a specchio, e poi una versione invece un pochino più classica, diciamo, con il bordo nero. Ora dirò una cosa, la Tissot mi toglierà la concessione per questo. Vuole assomigliare un pochino al Casio, al basico Casio anni 70. Ovviamente, quali sono le differenze? Questo è un orologio per cassa e per bracciale più strutturato. Sicché chi avesse la voglia di fare la moda però con un orologio qualitativamente superiore rispetto al classico Casio da 40 euro che tutti conosciamo, il Tissot potrebbe essere una valida alternativa. Costa di più, ovviamente l'involucro è meglio realizzato. Tra l'altro i casietti quelli lì economici li ho visti sul polso di tantissimi personaggi, calciatori, attori, sicché ecco, per chi proprio non volesse avere un orologino usa e getta, perché alla fine il Casio ha anche pochissima tenuta di impermeabilità, può passare al Tissot. Non costa neanche tanto questo. Insomma, per essere digitale... 370 euro la versione standard, non è poco. Ovviamente ricordiamoci che è lo stesso involucro del PRX al quarzo, analogico, cioè a lancette. Questo qui è digitale... però è stato semplicemente tolto il circuito al quarzo e messo quello digitale, che di fatto i costi sono gli stessi. Sì, diciamo che è un orologio per chi ha già una collezione ben strutturata che si vuole togliere uno sfizio, sì, no? Sì, logico. Poi, se vogliamo rimanere su un prodotto economico, così facciamo anche un po' di storia dell'orologeria che a noi ci piace. Vai. E vi tiro fuori degli Swatch. Ora Davide li verrà, li si accapponerà la pelle, ma io come sapete spesso... No, allora, quelli quadrato mi piace. Ok, io spesso parlo di Swatch perché fa parte della storia dell'orologeria. Più riprese l'abbiamo dette tante volte e vi ho preso nello specifico questi due prodotti. Allora, intanto, questo qui si chiama Big Bolt, è una cassa... molto grande che Swatch propone in tante versioni, con la base in plastica, con la base in bioceramica, ora è arrivata la versione in acciaio e sta uscendo addirittura la cassa acciaio braccialata acciaio per l'inverno, molto più pesante, orologio molto più importante. Nello specifico ho preso questa colorazione, si chiama Neon, perché riprende un vecchio cronografo degli albori del marchio Swatch, è stato riprodotto la solita grafica, la solita colorazione, ma sulla cassa Big Bolt. Sicché, come vedete, anche Swatch, che è un marchio economico, tende a rievocare i suoi anni passati proprio per dimostrare la storicità che è stata fatta. È vero che è stata fatta con le plastiche, ma comunque sia, c'è stata un'evoluzione del prodotto. Poi, ovviamente, ho preso questo... quadratino. Questo qua mi piace. Sì, questo quadratino è interessante, la Swatch ha deciso di tirarlo fuori dopo 30 anni dal lancio del marchio, perché questo era il progetto iniziale che si contendeva l'uscita del marchio Swatch. Alla fine è stata fatta una scelta e è stato scelto il Gent, come tutti conosciamo. Ah, okay. Ora io ho preso una colorazione a caso, sicché alla fine è stato accantonato il progetto del quadrato e è stato preso il tondo con il classico attacco a tridente. E poi ovviamente sappiamo che è stato un successo perché ha fatto furore e ha dato una nuova vita al mondo dell'orologeria. Sicché, ripeto, perché l'avete sentito più volte, se oggi conosciamo l'orologeria
Come la vediamo, è grazie anche a Swatch che ha riproporzionato i costi e gli interessi sull'orologeria svizzera. Allora, niente, io confermo, la prima volta che lo vedo dal vivo e che lo prendo in mano, come direbbe Cicciolina, no? Però a me piace questo qua, purtroppo. Sì, questa poi è una colorazione beige, esiste anche in grigio, in nero, esistono altre colorazioni molto carine. Se vogliamo definirlo, mi sembra un orologio un po' Bauhaus. Sì, dietro cosa c'è? Quadrato, perché ricordiamo che lo stile minimalista non è solo sugli orologi tondi. Mi sembra un Nomos. Se invece comprai Nomos a 1000 euro, compratevi un bel Swatch. Risparmiate. È sempre dalla parte economica, diciamo che gli Yamaha costano poco. Sì, sempre la parte economica. Qui abbiamo due versioni, nello specifico. Questo Mecha Quartz, è la versione cronografo Mecha, con la meccanica Mecha Quartz, però questa ne abbiamo viste di diverse colorazioni, perché in catalogo loro hanno 5-6 colorazioni diverse. Questa è una limited edition fatta in collaborazione per Alpine. Ah, ok. Ok, e vedete che i colori riprendono quelli del marchio Alpine. Ovviamente sono orologi che, grazie alla meccanica Mecha Quartz, costano veramente il giusto. Però sono molto carini e ben fatti. Il modello, questo qua, sarebbe il Rally Graph, se non mi sbaglio. Il modello è il Rally Graph, sempre di base, però fatto con le colorazioni Alpine. Sì, bello. Carino anche il cinturino, così folato, in stile racing. Ma non ne sbaglia uno, come mai? Un bravo. E poi cosa c'è? E poi un orologio che già conoscete, che l'abbiamo fatto vedere, era in ritardo questa colorazione. Devo dire la verità, dalle foto sembra un pochino più senape, vista così diciamo la punta di colore è leggermente più sullo scuro. È un Urban Field, sì. Esistono chiari, scuri, blu, verdi, questa è la versione dorata, senape, marrone, come vogliamo dorata, definire. È gold, anche è glitter, anche è luccicante. Sì, infatti ve la volevo far vedere, non so se la camera poi dopo rispetterà il colore originale, però dal sito sembra un senape, non lo è. Ve lo facciamo vedere, così magari vi leviamo i dubbi. Sì, però bellino, il calibrino manuale che c'hanno dietro è bellino. Sì, è un orologio che va intorno ai 950 euro di listino. Questa è la versione col cinturino che a me più piace, che esiste in due versioni differenti. È un cinturino alleggerito, nello stile proprio anni 60 da cui deriva. Però è particolare, è un bracciale che non ho mai visto sugli orologi moderni. Questo è bello moderni, sicché... sì, ma mi sembra che io sto aspettando che ti arrivi quello con il bracciale a chicchi di riso per fare una recensione, o mi sbaglio? C'è quello il chicchi di riso? Sì, è un chicco di riso schiacciato, un po' differente dal classico chicco di riso bombato. C'è anche quella versione, tra l'altro ne è arrivato uno, mi sa che è in consegna, perché non riesco a fermarli. Erano già in ritardo di produzione, per non far aspettare troppo i clienti, le spediamo, perché se no poi dopo arrabbiano. Okay. Con noi, penso siamo noi che non gli vogliamo dare gli orologi. Poi Vulcan ovviamente ci sta abituando a orologi sempre più belli. Ora ha lanciato un altro crono, ne avevamo già visto uno che tra l'altro è ancora in catalogo. Questa è la nuova versione, il mono push, cioè il monopulsante. Cronografo monopulsante, sempre le solite caratteristiche tipiche di Vulcan, quadrante salmone, tiratura limitata a 50 pezzi e poi le varianti di colore in tiratura aperta. Niente, qua quello salmone vince alla stragrande, perché è veramente opaco, guarda come assorbe la luce, come si vede bene. No, questo qua poi è il reverse panda. Reverse panda strano perché è il contatore in argento. Monopulsante pusher con il calibro. Sellita modificato. Quindi come funziona? Carichiamo, parte, così parte, lo vedete che è partito, poi con lo stesso pulsante si ferma e con lo stesso pulsante si azzera. Dai. Mono pulsante. Ah, per quello si chiama così. Te mono neurone, lui mono pulsante. Ah, ecco perché. Va bene, bellissimi. Sicuramente questo qua salmone ti va via come il pane, sono sicuro. Sì. Colgo l'occasione, visto che si parla di Vulcan, per rimettere dentro questo qui, ma semplicemente perché una curiosità, visto che parliamo di nuove uscite. È uscito, lo potete vedere sul sito ufficiale della Vulcan, la riedizione del primo modello con il quadrante nero. Vi invito ad andare a vedere il prezzo con cui è stato proposto. È la stessa cassa e modello di quello che ho realizzato io col nostro quadrante in tiratura limitata, sicché noi come al solito vinciamo sull'offerta. Perché cosa di meno questo?
Molto meno rispetto all'altro, sì. L'altro non so come mai l'hanno fatto uscire a 1000 euro più del listino. Forse perché vi regalano una felpa. Ah, interessante. Va bene. Un piccolo un reminder di questo Vulcan Cricket Nautical, 300 metri. Poi, possiamo far vedere un orologio in ritardo sui tempi di consegna. In altissimo ritardo sui tempi di consegna. Oh. Parliamo di un Breitling Super Ocean. Cassa? Bronzo. Bronzo, bellissima. È un bronzo trattato, ovviamente diventa quasi una doratura la cassa, che a contrasto con quel verde e l'inserto in ceramica è veramente strepitoso. Allora, questo orologio qua quando è uscito qualche mese fa, mi ricordo la Fabiana mi disse cosa ne pensi? E io sono rimasto un po' lì. In realtà adesso col passare del tempo ho cominciato ad apprezzarlo ma veramente tanto, anche nell'ultimo video con il video degli utenti ce n'era uno. Ma non era così, perché la cassa in bronzo è la prima volta che la vedo. E la particolarità qual è? Che una volta gli orologi con la cassa in bronzo, te lo ricordi, arrivavano super celofanati, guai ad aprirli, sì, perché un minimo di aria li faceva subito virare. Ora utilizzano tutte delle leghe particolari, per cui si formerà una patina probabilmente, ma non... Ecco, fatto, lo vedi anche dal fondello che è in bronzo, quindi vuol dire che non ti va a sporcare il polso. No, no, la patina si forma, ma con tempi molto lunghi. E comunque sia, come dicevi te, con le nuove leghe sono abbastanza permanenti come colorazione, non tendono ad alterarsi. Va bene, siccome ho fatto il Super Ocean Heritage recentemente, ma sto qua me lo piglio e lo faccio a casa, perché mi sa che le riprese vengono col bronzo così da paura, questo qua, quindi affermiamo qua, perché questo qua lo porto a casino. Guarda qua che biselli che c'è, mi preso. Ok, dopo Te lo incardo, così li puoi fare la recensione. E poi una curiosità che facciamo vedere. Cos'è? È un orologio che è uscito diversi anni fa. Un mio cliente collezionista l'aveva comprato appena uscito. Era una tiratura a pochissimi pezzi mondo, mi sembra 250, 500 pezzi, qualcosa del genere. 250 era la versione nera. E lui l'aveva acquistato da me. Come vedete ancora le plastiche, tutto celofanato, perché non l'ha mai usato. Allora ve lo mostro, di Breitling. Era la versione Rainbow in blu. Rainbow. La versione Rainbow nera era solo esclusiva boutique o sito Breitling. Questa è la versione che potevamo vendere anche noi. È un orologio molto interessante, in primis per spessore, perché guardate com'è fatto. Cioè, è stata una capsule collection, loro è una parola che usano spesso. Capsule collection sono collezioni che rimangono per un determinato periodo in collezione e poi vengono eliminate. Infatti sono stati neanche un anno in collezione, tra farli arrivare tutto forse 6 mesi, e poi sono stati tolti. Tra l'altro abbiamo ancora richieste su questi orologi qui. Questo qui è un orologio che, se guardate su Chrono 24, è salito anche moltissimo di valore. Questo mio collezionista ovviamente l'aveva in cassaforte, ora gli è venuta una fregola su un prodotto più alto di livello, allora mi ha chiesto se potevo reinserire questo, riprendere questo. Lo riprendo molto volentieri, perché era una linea che a me faceva impazzire. È anche pellicolato tutto? Sì, sì, è pellicolato, non l'ha mai usato, l'ha messo... Cioè, la pellicola è originale, perché questo qua ha rimetto... No, la pellicola è originale, come vedete c'ha solo un pochino di marroncino qui, che non è altro che la decolorazione del suo cuscino. Va bene, simpatico orologio. Sì, è così, un pourparler. Poi, altre novità, alcune le conoscevamo, alcune sono in ritardo da tempo, ormai non si conta più da quanto tempo sono in ritardo. Partiamo dalle quelle due versioni lì, lascia lì, questi qui sono i due Hemingway. Sono tutte e due in tiratura limitata. Questo poi viene allestito anche con il bracciale in acciaio, lo trovate all'interno della confezione. La differenza è la data qua. Quello blu è GMT, quello blu è GMT, mentre questo qua color tabacco, che tanto si addice a quel sovrino, c'ha il pointer, cioè c'ha il datario. Sì, c'ha il datarino. Sono diversi per questo motivo qua. Quindi sono tutti e due Hemingway, ma uno è GMT. Hemingway, uno è GMT. Forse se guardi sulla spalletta ci dovrebbe essere la tiratura. 882.
di qua e 288 del GMT, solo 288 del GMT. 40 mm di 40 cassa? Sì, come, è un po' come l'Historiador Asturia che ho io. 40 mm, la cassa dovrebbe essere la stessa. Però con i numeri romani arabi così sono belli, eh. Poi, sempre per rimanere sul marchio Cuervi Subrinos, sono arrivati finalmente in ritardo clamoroso, perché è un orologio che è stato presentato a fine anno scorso, i, ora va pronunciato, Lonsdale. E, no? Come si pronuncia? Come se non so come Lonsdale. Lonsdale. Visto, era giusto. Lonsdale. Sono degli automatici. Allora, la Cuervi Subrinos dichiara il calibro 51-58, che non è altro che un derivato del Zellita SV261. Mai sentito il 261? Mai sentito il 261, molto probabilmente per la modifica della secondiera sotto. Eh sì. Anche questi sono dei 40 mm, molto particolare sia la cassa, che è una revisione di un vecchio modello. Tutte queste versioni sono tre colori diversi, ora qui vedete due colorazioni di quadranti, sono in tiratura 82 pezzi, era stata fatta una collaborazione con un distributore americano e poi però si sapeva che l'America non avrebbe assorbito tutti gli 82 pezzi per modello, sicché qualcosa è stato redistribuito negli altri paesi. Questi me l'avete chiesti in tanti, finalmente sono arrivati. E da oggi è possibile acquistarli. E mi dispiace perché è passato quasi un anno dalla loro presentazione. La particolarità di questo orologio è che è la prima volta, perlomeno io, che vedo un Cuervi Subrinos con la cassa, direi normale, da essere umano normale, perché lo vedi che c'ha le anse normali, anzi c'ha addirittura qua i finali quasi dritti, la cassa normale, normalissima, invece di avere quelle anse, che è poi la particolarità di Cuervi Subrinos, dello stile, no? E qua ce l'hanno veramente quasi standard. Bello, mi piace quei piccoli secondi con le sfere che hanno questa leggibilità da paura. Solo 82 pezzi al mondo. 82 pezzi per colore. Ripeto, sono tre le colorazioni. Al momento hanno mandato queste. Una è una versione braccialata, l'altra nella versione cinturinata. Spero poi da qui a breve di poter avere anche le altre due colorazioni. Va bene, questi qua sono belli, promossi, dai. Va bene, dai, adesso andiamo a fare un giretto, Piero, andiamo a vedere se c'è qualche orologio da provare al polso. Ma abbiamo visto 50 ora, cioè vuoi vedere ancora l'orologio? No, io voglio da provare. Prova quel Breitling lì. Te lo faccio provare a te il Breitling. Dai? Dai. Posso? Va bene. Grazie. Oh, l'amico Piero ha provato l'orologio, guardiamolo un pochino, eh. Bello, mamma mia. Eh sì. Aspetta, posizione Davide Cecchini. Rainbow, arcobaleno, come te. È bello sì. Allora niente, dai, allora ho deciso di fare una prova che è sconvolgente. Cioè? Una prova sconvolgente. Tieni Piero, tienilo te questo. Minchia. Dai! No. Sei stronzo. Questo voglio provare. No, il Davide Cecchini con uno Swatch. Uno Swatch che poi sembra quasi è rettangolare come il Monaco, che tanto non mi piace. Scommettiamo questo qua, mi piace più del Monaco. Intanto è quadrato, non è rettangolare. Sia il Monaco che questo. Scusa Piero, scusa. Lo compriamo? Cavoli. Ora andiamo dalla moglie di Giacomo e ne compriamo due. Uno per te e uno per me. Sei bellissimo. Come sta? Alla grande. Cucco con questo qua. Cucchi da morire, sicuro. Ma bello, bello, mi piace invece. È anche leggerissimo. Ma impermeabilità c'è nastro qua, boh. Sì, c'ha i classici tre atmosfere. Che però per quanto riguarda lo Swatch equivale... Negli altri orologi no, ma per lo Swatch bagno al mare senza problemi. Va bene, dai. Diciamo che proviamo qua. Tutti gli orologi che volevo vedere li ho visti. Tanto guarda bellino il tappino... Ma infatti lo guardavo prima. Copripila, guarda carino. È bello. Lo guardavo prima. Fantastico. Oppure sai che quello che mi piace anche è questo qua, dai. Dorato, ma cosa? Dorato. Ma dai, ma smettila. Va bene, dai, facciamo la chiusura, che oggi è tempo di fare la chiusura subito presto. Allora ragazzi, oggi puntata un pochino corta perché ci andava così, siamo un pochino sfaticati. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono
quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love.